Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Vitalizi, la Calabria restaura il privilegio, insomma è stata votata all'unanimità, basta un solo giorno da consigliere per incassare un assegno. Con la legge approvata in meno di 2 minuti, il Consiglio regionale prova a reintrodurre il privilegio anche se il politico decade per un qualsiasi motivo, è dichiarato ineleggibile o perde per esempio un ricorso presentato dal primo dei non eletti, ha la possibilità di maturare il trattamento di fine mandato. Il Presidente del Consiglio dice: nessuno scandalo, con 38.000 euro di contributi si incassa un'indennità di fine mandato a 65 anni da 600 euro netti al mese. Il capo dell'opposizione Callipo ha detto: mi hanno fatto firmare un documento non veritiero e per questo mi tutelerò nelle sedi opportune. Fratelli d'Italia e Lega in ritirata dicono: depositeremo una proposta di legge per ripristinare l'inammissibilità. Reggio Calabria ha solo 2 minuti, appunto, come dicevamo, di seduta e nessuna discussione per ripristinare il vitalizio. C'è un video sul fattoquotidiano.it, perché sulla 9 c'è proprio questo video, è stato trasmesso. C'è che in meno di 2 minuti, c'è meno della durata di un servizio televisivo, appunto, per approvare una modifica alla legge regionale sui vitalizi che fu reintrodotto un anno fa. Insomma, è permettere così a un consigliere di accedere all'indennità anche se non terminano la legislatura. I tempi record del Consiglio regionale della Calabria, dove il provvedimento è stato proposto dal consigliere dell'UDC Giuseppe Graziano e votato da tutti gli schieramenti senza alcuna discussione. C'è proprio il servizio, come dicevamo prima, su Le 20, la televisione Le 20. Coronavirus e revocati domiciliari al coimputato di Graviano, Indrangheta stragista, compatibile con il carcere. L'8 maggio Rocco Santo Filippone aveva chiesto di lasciare l'appartamento di Rivoli in provincia di Torino, dove scontava i domiciliari, per farsi ricoverare all'ospedale di Santa Maria degli Ungheresi di Polistena in Calabria. 2 giorni dopo però il CDM ha approvato il decreto del Guardia Sigilli e la Procura di Reggio Calabria, grazie anche alla collaborazione del DAP, ha ottenuto il ripristino della custodia cautelare per il presunto boss dell''Ndrangheta. Cavalieri del lavoro, Mattarella nomina il banchiere Castagna, imprenditrice Garofalo, il pasticciere Fiasconaro e Ferragamo. Insomma, il 29 maggio il Capo dello Stato ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, sono stati scelti 25 nomi di coloro che si sono distinti per benemerenza nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa. Coronavirus in Vietnam, 0 morti, la strategia del successo contro Covid-19, velocità e tracciamento tramite giornali e TV. In Vietnam, visitato ogni anno da milioni di cinesi, ci sono, stando alla Banca Mondiale, 8 medici ogni 10.000 persone. In Italia sono 40 ogni 10.000 persone. Eppure il paese ha contenuto la pandemia in modo esemplare. Notizie da Napoli e dalla Campania. Spostamenti tra regioni dal 3 giugno. L'ira di De Luca, decisione incomprensibile, ha detto: pronti nuovi controlli per tutelare la Campania. Davvero non si comprende quali siano le ragioni di merito che possono motivare un provvedimento di apertura generalizzata e la non limitazione della mobilità nemmeno per le province ancora interessate presentemente dal contagio. Lo dice il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ha detto: adotteremo senza isteria, in modo responsabile, insieme ai protocolli di sicurezza già vigenti, i controlli e i test rapidi con accresciuta attenzione, per prevenire per quanto possibile il sorgere nella nostra regione di nuovi focolai epidemici.
Fase 2 a Capri, riaprono gli alberghi, giugno il mese della ripartenza turistica, primi annunci di riapertura alberghiere, post quarantena a Capri, quindi giugno sarà la fase della ripartenza turistica. Tagliare il nastro immaginario dell'ospitalità isolana è l'hotel Canasta che già da oggi ha iniziato ad accogliere i primi turisti. Siamo pronti, avevamo aperto il 1 marzo per poi vederci costretti a chiudere dopo una settimana e da sempre difendiamo l'idea di una destagionalizzazione dell'isola, resteremo aperti più a lungo possibile. Questo è il commento del titolare Pietro D'Emilio. Notizie da Treviso e dal Veneto. Piscine fase 2, temperatura, gel e distanze, insomma la nuova era del natatorium di Treviso, dell'impianto di Treviso, 200 accessi al giorno, lunedì apre anche la vasca olimpionica esterna. Furti in abitazione, via Preziosi, soldi e un dipinto di Albani, fermati i ladri dell'Audi A5. L'operazione ha interessato a doppio filo il territorio vicentino e quello lombardo. Per i furti è stata utilizzata anche un'Audi RS3, ribata ad un concessionario di Vittorio Veneto. Caos al dormitorio, minaccia agli ospiti, aggredisce la polizia, è stato arrestato un 23enne. L'episodio martedì sera in via Pasubio a Treviso. Il giovane richiedente asilo, già noto alle forze dell'ordine, pretendeva vitto e alloggio gratuiti. SMS truffa sul cellulare, 64enne perde 9.000 euro, denunciati un 20enne ed una 38enne. L'uomo di Marino di Piave è stato aggirato da un salentino ed una tunisina che si sono finti dipendenti di banca per farsi accreditare un'ingente somma di denaro su carta ricaricabile. Controlli sui piloni, il ponte di Vidor rimarrà chiuso al traffico per verificarne la stabilità. Nella notte tra sabato e domenica, tra l'una e le quattro, verranno effettuate delle prove di carico nel tratto tra Covolo di Pederobba e Valdobbiadene. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. A Fiume Veneto finanziati nuovi lavori pubblici sul territorio, anticipati al 2020 diverse progettazioni di opere già previste nel 2021 e 2022. L'ultimo Consiglio Comunale del 25 maggio scorso ha deliberato una variazione di bilancio per finanziare una serie di interventi puntuali importanti, sebbene dagli importi più contenuti rispetto a quanto iscritto per l'adeguamento sismico ed l'efficientamento energetico della scuola elementare di Cimpello e la demolizione e ricostruzione del plesso delle scuole medie di Fiume Veneto, entrambe anticipate di un anno rispetto al cronoprogramma originario. Lavoratori in nero nel vigneto, scatta la denuncia, insomma, ispezione dei carabinieri in un'azienda agricola di Sedegliano. Sono lavoratori in nero appunto nel vigneto. Nella giornata di giovedì 28 maggio 2020 il nucleo dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Udine, con il supporto della stazione dei carabinieri di Cotroipo, comandata dal maresciallo maggiore Luca Cupin, a conclusione di un'attività ispettiva in un'azienda agricola di Sedegliano, hanno denunciato a piede libero e sanzionato l'amministratore unico per non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi, per non aver informato i lavoratori relativamente ai rischi e per non averli sottoposti alle visite mediche preventive. Aumento del caffè al bar. Oro Caffè sostiene i baristi, dice: l'Espresso rappresenta un'eccellenza italiana, ragionevole in questo momento, l'innalzamento di 10-20 centesimi. Vogliamo manifestare la piena vicinanza ai nostri clienti baristi che stanno affrontando questo duro passaggio con positività e buona volontà. Il caffè Espresso rappresenta un'eccellenza italiana e come tale è riconosciuta e stimata in tutto il mondo. All'estero, infatti, normalmente il pubblico gli è abituato a pagare di più il caffè in tazza, per esempio tra 1,75 e 1,90 in Austria e in Germania 1,60, in Austria e Germania e 1,60 in Francia, 1,39 in Spagna, 1,50 in Russia e in Polonia e 1,30 in Grecia e in Romania. Insomma, questo è il commento di Chiara e Stefano Toppano di Oro Caffè.
Confesercenti, bene la chiusura dei borghi per l'estate, l'associazione plaude all'iniziativa del Comune di Udine. È importante sapere che non ci saranno costi aggiuntivi. Nuovo incontro fra categorie, operatori economici e Comune di Udine per discutere dell'estate udinese oramai alle porte. Apprezziamo molto, ha sottolineato il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti, l'impegno preso dall'amministrazione per ravvivare la città nei mesi a venire. Artigiani, 1,2 miliardi di perdite stimate in Friuli Venezia Giulia. Tilatti ha detto che l'effetto della pandemia è più grave di quanto potessimo aspettarci. Ora bisogna ripensare al sistema. 1 miliardo e 200 milioni di euro di perdita a livello regionale, 600 milioni nella sola provincia di Udine. E quanto stimato e quanto stimano di perdere le imprese artigiane nel 2020 secondo un sondaggio online promosso dall'ufficio studi di Confartigianato Udine, che ha coinvolto tra il 22 e il 27 maggio 161 imprese rappresentative di tutti i settori. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.